Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati con The Order 1886. Un'altra tanica di carburante. Riprendiamo proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Una puntata molto swerve, perché abbiamo scoperto una cosa importantissima. L'ordine delle Indie Orientali, la compagnia, trama qualcosa, ha un segreto. Sono in realtà degli antichi, sono dei vampiri. Bene, che stanno... questa è pronta per essere accesa. Sì, che stanno tramando all'ombra dell'ordine e stanno appunto esportando questi vampiri oltreoceano. Ora possiamo andare avanti. Molto bene. Vai, pensa al resto del carico. Io a questo l'ombra. Ok, perfetto, iniziamo subito a menare le mani, a sparare a questi maledetti della compagnia delle Indie Unite. Bastardi, maledetti, infami, aggiungerei anche. Ragazzi, ma a parte gli scherzi, sto dicendo un po' di minchiate, però è stato veramente una cosa importante. Diciamo che c'è caduta tra capo e collo, come direbbe mia nonna. Però non tanto a noi quanto più su Galad, che comunque davvero cavaliere, davvero uomo eligio al dovere, si è ritrovato insomma ragazzi a fare i conti con una realtà che è ben più dura di quello che potevamo immaginare. Perché ragazzi, io pensavo un tranello, magari questi stanno a smerciare le armi con i ribelli, cioè una talpa tra virgolette. E invece no ragazzi, dopo i licantropi arriva... No! Spostati! Bombe a mano a gogo. Arriva un'altra figura mitologica, no mitologica era sbagliato, però leggendaria come i vampiri. Dall'altro sappiamo che vampiri e licantropi in teoria non vanno d'accordo, e non capisco, infatti bisognerà chiarire questa cosa, non capisco perché i Lycans stiano supportando comunque questa cosa, appoggiano diciamo tutto questo. Boh, mi pareva molto strano. Quando alla fine, all'inizio, io ho capito che in realtà i Lycans erano sotto la protezione, tra virgolette, dei ribelli, e invece no, quindi ci avevamo capito un cazzo. Non ci avevamo capito un cazzo. Tra l'altro, il signor Hastings è in realtà... Dobbiamo scendere. Sì, scendiamo. Tanto qua va a fuoco tutto, proprio il gas scaturito dalla combustione, proprio non ci fa niente, narici d'acciaio e polmoni. Dicevo, il signor Hastings, Lord Hastings, in realtà è il Jack lo Squartatore, o comunque quello che noi riteniamo essere il Jack lo Squartatore. E sta non cosa, ragazzi, avvicinare mentre do fuoco alle casse. Vai, l'ammazza a tutti, l'ammazza a tutti, perché zappa la vigna. Voi che facete? Cavaliere, arrivano! Non abbiamo più molto tempo. Infatti sbrigiamo se prima tipo, manco un colpo di tosse per Galad. Che poi ecco, dicevo ragazzi, questa cosa è molto interessante, perché se andiamo a analizzare bene i personaggi che ci sono, comunque chi ha creato il gioco ha creato una storia coerente per il momento, ma soprattutto che ha delle piccole chicche, perché mi sono andato a informare. Vai vai. Perché anche Rani di Jansi è un personaggio storico realmente. Ah! Bastardo infame, no, questo... Ok, no, e vabbè. Vabbè. Non farli avvicinare mentre do fuoco alle casse. Stavo raccontando delle cose, stavo dando momenti didattici. Non abbiamo più molto tempo. A tutti. Sbrigate per favore, Jansi. Anzi, Rani. No. Vabbè, comunque ragazzi, è un personaggio realmente esistito. Vabbè, in realtà ragazzi, non... lo dico, ho letto su Wikipedia, non conoscevo, non sapevo. Però questo è bello. Quando vi dice... Sì, quando vi dico sempre che la cultura non si insegna, tra virgolette, è la curiosità in realtà, ragazzi. Se uno è curioso... Oh, devo ammazzare sto fuciliere infamone. Dai, tira fuori la tua testa. Dai, bravo, ricarica quel fucilozzo che ti riempio di piombo. Cioè, secondo me, ragazzi, dovete essere curiosi nella vita, perché... più siete curiosi e più vi informate, più magari potete crescere la vostra cultura. Poi ragazzi, sicuramente ci sarà quello che dice: ma che cazzo me ne frega a me, italiano medio. Oh no, meno male che ho usato sta tecnica, quello mi avrebbe fottuto alla grande da dietro. E senza la vasella, ecco che appunto italiano. Facciamoli fuori ragazzi, uccidiamoli. No, questo maledetto con le granate. Tra l'altro un'altra bella chicca ragazzi, che magari non tutti hanno colto, se non l'avete colto ve la dico io. Avete visto che in qualche
qualche puntata fa abbiamo incontrato l'ispettore Doyle, che dice elementare. Pensate ragazzi, quella è una bellissima citazione a Sir Arthur Conan Doyle, che è stato lo scrittore, uno dei capostipiti, uno degli scrittori dei romanzi gialli, che ha dato la vita a Sherlock Holmes, la vite soprattutto, per zappa la vigna. Vabbè. Oh, sei morto, sì. Caffeina, ragazzi, caffeina. Questa è l'ultima. È chiusa. Oh, cavolo. Laika! E tieni il resto, lurido bastardo. Ci sta bene. Elimina i Ligands, è la nostra direzione. Ah! Ah, ma maledetti. Ah, ok. Più o meno praticamente è lo stesso livello dell'altra volta. Vabbè, dai, sappiamo qual è. Faremo la tecnica Mike Shosh. Ah, ma sono due. Tecnica Termobili, dove il numero non conta. Abbastanza inutile sta cosa dello slow motion, però vabbè. Contenti tutti. Contenti tutti. Insomma, oggi ragazzi vi ho dato qualche momento didattico qua e là. Ecco fatto. Tu prendi un palo della luce. E poi ragazzi, correggetemi se sbaglio, ma è il palo d'argento per i licantropi e il paletto di legno per i vampiri? So di stronzate, può essere sì. Può essere di sì. E in realtà me l'avete... ecco, volevo fare sta cosa. L'avete anche suggerito qualche episodio fa, però purtroppo. Tra l'altro mi continuano a segnalare. Tanto ragazzi, è abbastanza semplice questa boss fight. Momento ruttino. Boss fight tra mille virgolette, perché è tutta uguale. Sei morto o no? Mi continuano a segnalare i video di The Order per copyright. E vabbè, diciamo, finché a terze parti non mi importa. Cioè alla fine non è più un modo di tutto il video, ragazzi, sti cacchi. Intanto non vorrei che me lo bloccassero come l'episodio 9. Ho dovuto rimuovere la musica. Dai, calmo, sei solo morto alla fin fine. Però dai, questi erano due. Cioè, Ligands... c'è una porta qua giù. Sì. Però questi sono Ligands tranquilli, Rani, ragazzi. Sei lì dentro. Devi! Che bello sentire la tua tranquilli. Voce. Rani, sei ferita. No. Non ancora, ma presto. Sfonda la porta. Subito, Rani. Spariamo ai reni. Non pensavo che t'avrei rivista. Come ci hai trovato? Non c'è tempo. Le forze della compagnia vanno al cantiere navale. Dobbiamo fuggire. Cavaliere, non sfidare il destino. Il nostro compito è concluso. Abbiamo fatto fuori questi Ligands, ma non sono gli stessi Ligands che abbiamo incontrato per esempio all'ospedale. E di questo mi preoccupo. Il consiglio deve sapere di questo orrore. Sii prudente, cavaliere. La compagnia non avrebbe prosperato senza amicizie nel governo. L'hai visto anche tu al molo, ci sono infiltrati anche fra i tuoi. Se fosse come dici, l'avrei sospettato. I venti di guerra ora sono contro i Mezzosangue. Stanno usando la compagnia delle Indie Unite per seminare il terrore in tutto il mondo. Devi aiutarci. Sono un cavaliere. Io proteggo il mio regno. Non lo porto alla rovina. Allora non ti fidare. La sorte ti arrida, cavaliere.
Avrei voluto incontrarti in circostanze diverse. Dove ti troverò? Sussurra il mio nome a Whitechapel e arriverò. Ok, abbiamo un'alleata in più, però io adesso il confronto, ecco. A chi lo dice? Gray, che diamine sta succedendo? Non ora, Izzy! Non voltarmi le spalle, ti ho visto a Whitechapel! Cosa? Mi hai seguito? Ero preoccupata per te. Sei fuggito come un folle dopo la battaglia sul ponte. Tu non sai nulla, meno di nulla. Si tratta di un'infiltrazione sotto copertura. E questa è la tua missione. Non è il momento giusto. Che ti è successo, Gray? No. Da quando Mallory è stato ucciso, ti guardo e... No. Cosa? Che cosa vedi? Non lo so. Un estraneo. Qualcuno di cui non credo più di fidarmi. Qualunque cosa sia. Maledizione, parlamene. Non questa volta, Izzy. Ti conviene starmi alla larga. Per il tuo bene. No, secondo me sbaglia. È proprio... Dovrebbe cercare proprio appoggio in Izzy. Lafayette. Tu! Questi. Trova il generale Lafayette e convocalo in biblioteca. No, secondo me ha sbagliato. Grosso errore, Galad. Cioè, diglielo. La cospirazione si spinge fin nel cuore del consiglio. Questa è un'accusa assai spregevole. Ma questo è un coglione, dai, gli è andato a dire... Mi rifiuto di crederci. Se posso permettermi, Lord Cancelliere, no, avrei... non puoi permetterti. E da quella bocca non proferirai altre ridicole insinuazioni. Conosco tuo padre da anni e non l'ho mai visto così ostinato. Le tue accuse minano le fondamenta dell'impero. Non credo che possa sopportare un altro colpo come la perdita di Mallory. Deve soltanto raggiungere Blackwall Yard. Per quali prove? È andato tutto distrutto. Un chiaro incendio doloso, secondo il commissario Doyle. Sembra che al molo abbiano visto un gruppetto di ribelli. Un caso alquanto... Qual è la parola che il commissario usa sempre? Ah sì, elementare. E tu che ne pensi? Io non ho alcuna opinione. Se lo desideri, posso provare a convincere il Lord Cancelliere a sottoporre la questione al Consiglio. Se è vero che tra noi si nasconde un traditore, la notizia giungerà ai cospiratori. Cosa proponi? Propongo di entrare nella sede delle Indie Unite con il favore della notte. Le informazioni che servono per chiarire gli eventi degli ultimi giorni non possono che trovarsi lì. Violare il quartier generale della compagnia. Ragioni esattamente come Mallory. Circostanze drammatiche impongono azioni risolutive. Posso contare su di te, Alastair? Sarebbe spiacevole per un comandante dei cavalieri tu essere visto... Tu conosci bene quel luogo. Mi servirà il tuo aiuto per orientarmi all'interno della sede delle Indie Unite. E se dovremo denunciare una cospirazione, la tua parola avrà un influsso su tuo padre. D'accordo. Ma da soli non saremo in grado di penetrare nella struttura. E se ciò che dici è vero, restano poche persone di cui fidarsi. Mia sorella, Lafayette. Non posso coinvolgerli senza avere altre prove. Chi allora? Forse conosco una persona che può aiutarci. Grazie, fratello.